Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti. Video diverso dal solito. Spero che ho inquadrato bene la situazione perché io da questo momento in poi non vedrò più quello che vado a fare. Cioè, spero di essere tutto inquadrato. Sì, vi interessa vedere questo? Ciao. Allora, oggi andiamo a foderare i libri. Quando avevo detto in un video acquisti che avevo comprato queste foderine dai cinesi pagando 80 centesimi l'uno al contrario di 1 euro, queste foderine qua sono queste qui con la colla praticamente, con l'adesivo. Mi avete chiesto in tanti di fare un video dimostrativo. Io ho già foderato alcuni libri di Giulia. E adesso mi è venuto in mente, ho detto no, lo faccio adesso in modo tale che poi spero di esservi d'aiuto in questo. Questo è il mio modo di foderare e così poi ho risposto alle tante domande che mi venivano fatte sotto il video acquisti. Facci vedere come li foderi, facci vedere come li foderi, perché comunque questo è un video per mamme disperate come me che a fronte di invece di farsi foderare i libri dalla libreria con una foderina che per quanto mi riguarda è sottilissima, si sporca, si rovina tutta, questa qui è molto più carina, è molto più spessa ed è opaca e non cambia niente nella visione del libro stesso. E poi, raga, ce lo facciamo noi a casa. Ecco, io mi diletto a fare questa cosa, mi diverto tantissimo e niente, condivido con voi questa cosa. Voglio entrare nel vivo, se no diventa un video lunghissimo. Prima di tutto abbiamo bisogno di una foderina, un righello, se ce l'avete lungo lungo, benissimo. Io ho questo qua piccolino per prendere la misura del libro e poi uno più grande per ritagliare poi tutta la misura del foglio che è in eccesso. È molto semplice, come diciamo come lavoro. Poi abbiamo bisogno di forbici, abbiamo bisogno di una matita e basta. E basta, c'è bisogno d'altro. Allora, prima di tutto mi prendo le misure del libro e ho già visto che è 28, come misurazione il libro è 28. Quindi io mi prenderò la mia foderina e andrò a segnarmi 28 usando come punto di riferimento, si vede? Sì, segnando il punto sullo scotch perché così si vede bene, no, sullo scotch, sulla parte di carta del nastro adesivo. Allora io segno 28, lo faccio con voi, questo video 28. Ho già foderati 5-6 con questa cosa qui, sia di qua che di qua, 28. Oggi c'è vento, Mi sono prima messa la maglietta a coprire, poi mi sono andata a scoprire perché faceva caldo e non ci si capisce niente. Adesso che cosa vado a fare? I due punti li vado a diciamo lavorare bene con il righello. È così, questo è un righello più lungo, ma a livello di punti non mi ci trovo, quindi ci tendo sempre a fare con questo e poi questo qua ci lavoro in maniera finale. Ora io uso la matita, se volete potete utilizzare una penna. Questa è una matita molto che segna, è 5B, cioè è grassetto proprio, quindi mi ci trovo bene e segna proprio tipo a carboncino sta matita, è troppo forte, mi piace tantissimo. L'avevo presa dai cinesi, pagata 1 euro mi sembra, ma nemmeno, ma mi piace troppo proprio perché a me piacciono i tratti, quelli belli cicciottosi come me. Allora, vedete? Si vede? Sì, si vede. Mi vado a ritagliare adesso e lo facciamo insieme perché comunque questo passaggio è molto veloce. Mi vado a ritagliare adesso bene bene, per chi non lo sapesse sono mancina, se qualcuno mi dovesse vedere che taglio in maniera diversa dal solito è perché noi mancini abbiamo tutto un modo nostro di poterci muovere nel mondo dei destri e quindi queste poi sono forbici che io uso nei lavori manuali, ho tantissime forbici, proprio tante, però queste sono quelle con cui io mi trovo comoda. Allora, questo è un video che possiamo girare insieme contemporaneamente. Una volta che avete
pronto tutti i materiali, è una cosa che si fa velocissimo. Intanto mi ritaglio. Queste foderine costano 80 centesimi l'uno, al contrario di quelle che ti fa la libreria, che ne costa 1 euro l'una. Eccoci qua. Ora io da questo momento in poi non ho più bisogno di niente, perché l'unica cosa che mi serve è il libro. Sono inquadrata, sono uscita dall'inquadratura. Allora, che cosa vado a fare io? Che cosa vado a fare? Innanzitutto piego così alla grossolana perché devo foderarmi il libro, ma le due linguette si devono toccare per far sì che da una parte e dall'altra ho lo stesso, diciamo, scarto interno. Ecco, prima di tutto, quindi trovando che questa è la misura dove mi combaciano tutte e due le linguette, ecco perfettamente. Ora cosa vado a fare? Un altro passaggio è controllare se questa foderina che io ho ritagliato mi va a coprire o mi lascia scoperto il bordo del libro. Quindi, per far sì che questo non accada, io devo raddrizzarmi tutta la copertina, sia per quanto riguarda il davanti che il dietro. Dietro era storto, usciva fuori il libro, non deve uscire, deve rimanere all'interno della foderina perché ho preso le misure e quindi deve rimanere così. Ecco, una volta fatto questo, spingo verso l'interno il foglio perché la foderina deve essere rigida, non deve fare gli sbuffi, le onde. Quindi io devo tenere fermo il foglio sotto, questo qui lo tengo fermo e spingo in dentro il libro, in modo tale che mi risulta tutto dentro in maniera omogenea. Perfetto. Arrivati a questo punto, un attimo che omogizzo, arrivati a questo punto io prendo la foderina tenendo bloccato il libro. Io prendo la foderina, mi vado a ripiegare dentro, vedete che lo tocco col pollice, lo tengo fermo, mi vado a ripiegare in dentro la foderina stessa e la piego. Questo è un passaggio delicato perché dopo questo come sarà rimarrà. Eccolo, guardate, perfetto, perfetto. Tenendo fermo adesso io e abbracciandolo dal culetto, giro il libro. Si vede? E cosa faccio? Tenendo sempre fermo, è un passaggio che sembra difficile, ma non lo è. Tenendo sempre fermo, per come ho fatto la piegatura, mi vado a scoprire il foglio e mi vado a togliere un lembo dell'adesivo e lo attacco. Un lembo. Questo lembo adesso mi avanza qua sotto e lo vado a tirare fuori. Sembra difficile, ma non lo è. Ecco, non riuscivo a prenderlo. Eccolo qua. Eccolo. Una volta che ce l'ho fuori, vedete qui, io me lo vado a... Mi si è rotto, perché ovviamente sto facendo un video. Cosa succede? Che va tutto bene, non può, non può, non può andare tutto bene. Prendo il lembo, eccolo qui. E me lo vado a tirare via, così, in questo modo. Questo siccome mi sta proprio in punta, ecco. Sembra difficile, ma non lo è. Io sto tirando via tutto lo scotch adesso. Vedete? Ecco fatto. Si vede? Questo è perfettamente foderato. Adesso passiamo a quello dietro che ci viene facile perché il libro è già foderato, si può dire, no? La stessa cosa. Prendo lo spazio giusto, me lo vado a posizionare tutto dietro bene bene. Non si pieghi qua, qua hai deciso di non piegarti, te facci schifo. Eccoci qua. Lo piego.
Stessa cosa, prendo il lembo, lo alzo tenendo bloccata la foderina, lo alzo e come fosse, eccoci qua, e lo attacco, il primo lo attacco, eccoci qua. Il resto me lo vado a tirar via così, senza staccare la mano dal libro, perché sennò si apre tutto. Fate una prova con un quaderno. Ale, non deve essere per forza un libro. Fate una prova con un quaderno. Eccolo qua. E il libro è perfettamente foderato. Spero di esservi stata d'aiuto e che comunque chiara e giusta, più che altro. Ve mando un bacio, io finisco di foderare gli altri. Qualora non sono stata chiara, non sia stata chiara, me lo chiedete e io non lo rigirerò il video, però vi spiegherò sotto, cercherò. Un bacio.